Quando un cantautore incontra un autore. La città dall'alto è il nuovo album di Zibba, ispirato a Ultimo venne il corvo, la celebre raccolta di Italo Calvino. La città dall'alto nasce dalla telefonata di un'amica che mi chiede se ho voglia di fare un omaggio a Italo Calvino, visto il centennale. Dapprima ho pensato di scrivere una canzone, poi ho cominciato a immergermi nella scrittura, a riprendere Calvino e piano piano ho deciso di fare un disco. Andare a riprendere Calvino è stato strano, perché il Calvino che da ragazzo mi aveva affascinato, quello dei libri che avevo a casa, non mi piaceva più. Scriveva in un modo diverso da come me lo ricordavo. Ma andando a ritroso, andando a riprendere i suoi primi scritti, quelli di Ultimo viene il corvo, la prima raccolta di racconti di Italo Calvino, ho trovato racconti che mi somigliavano molto. Ho trovato la scrittura di un ragazzo con nel cuore, negli occhi ancora tanta morte, disperazione, ancora tanti dubbi, e ho trovato questi racconti estremamente vicini a questo nostro tempo. Così, improvvisando in studio con Samuele Puppo, abbiamo iniziato a scrivere delle musiche, partendo dalle suggestioni di alcuni di questi racconti, e poi da tutto questo insieme che era venuto fuori sono nate queste 9 tracce. Era la fine del secolo scorso quando Lydie Salver pubblicava La Conferenza, un libro che ora Preistorica Editore porta in Italia, riscoprendo una narrazione che ha sorpreso la stessa autrice. Mais j'ai l'impression que je suis une maîtresse frivole avec les livres. Mi ha dato l'impressione di essere una padrona superficiale dei miei libri, perché me li dimentico una volta terminati, e quindi l'ho riletto come se lo scoprissi per la prima volta, notando come possa essere un eco di quanto accade oggi, anche se manca una riflessione sui social network o su internet. L'importance dell'internet, eccetera. C'è un affascinante iato tra forma e contenuto in questo libro, in sostanza un lungo monologo in cui un anziano conferenziere illustra bellezza e regole di un'abitudine che rischia di perdersi, la buona conversazione. L'arte della conversazione è veramente qualcosa di storico per i francesi, che pretendono di esserne i campioni, come fosse uno sport nazionale. L'arte della conversazione è nata nel XVII-XVIII secolo, nei salotti francesi, e la carriera di chiunque dipendeva dall'eleganza che vi metteva, dai motti di spirito, eccetera. Ma col tempo l'arte della conversazione è decaduta, e l'intenzione di questo libro è attirare l'attenzione su quanto si sia impoverita, deperita. È un tentativo di invogliare a tornare alla conversazione, perché ha ancora un'utilità. Per sedurre le donne, per strapparci dalla solitudine, per ritornare alla questione del tempo in un'epoca in cui tutto corre veloce. Un'occasione in cui non ci curiamo di vendere, convincere, dominare o adulare niente e nessuno. È un tempo per accoglierci a vicenda, così come siamo.